Quindi come ginecologo non possiamo non cominciare dalla sessualità. Ho già fatto vedere Francesco alcune cose, vi faccio vedere delle altre cose di come nascono i bambini. Diciamo quelle più attuali, però per farvi ridere. È tardi, allora spieghiamoci così, se non ci parliamo Francesco. Questo è il modo classico di parto, di travaglio, nel senso che i bambini arrivano tranquillamente, facilmente a destinazione, senza nessuna fatica, senza nessun problema, senza nessun dolore, e sa esattamente la cicogna dove li porta. È vero, no? Ma non si sa da dove parte la cicogna, ecco, questa è una cosa che non ho mai capito, dove caspita parte la cicogna. E infatti il mio lavoro è abbastanza inutile in questo contesto. L'aspetto affascinante è il motivo per cui io, dopo 6 anni di medicina, ho deciso di fare la ginecologia. Non è per la ginecologia, ma per l'ostetricia, cioè è molto affascinante sapere, cioè sapere, non lo sappiamo, ma abbiamo delle, così, degli assaggi, delle intuizioni delle volte, no? Ma da dove veniamo? Fisicamente lo sappiamo da dove veniamo. Veniamo dall'unione di due cellule, la cellula uovo e lo spermatozoo. Come si arriva lì, non ve lo racconto, però si arriva lì. E la cosa che mi ha sempre affascinato è che mentre lo spermatozoo che entra
per ben usetto dei può essere sostenuto, occorre che le mani siano aperte, cioè ci sia dello spazio. Per cui noi nasciamo nell'intenzione quando i nostri genitori hanno cominciato a pensarci, hanno cominciato a prepararsi. E se una coppia, una mamma non è aperta a, a ricevere nella propria vita qualcuno che bello è, però quando si sveglia alle 3 di notte e quando si deve andare a lavorare il giorno dopo, insomma. Per cui spesso questioni i bambini non arrivano, è che lavoro fare? Innanzi alle 5, vado di qua, vado di là, poi vedo gli amici, poi qui e poi là. Come pensi di pensare che la tua vita può essere rivoluzionata da un pupetto? Per cui proprio l'atteggiamento che è altrettanto importante, così come tutta l'altra roba che vi ho elencato. Vai avanti. Gravidanza, c'è niente da dire che gravidanza, se la conoscete tutti. Vai avanti. Ecco. Ogni fase della vita ha una sua completezza, ha una sua, come dire, una sua peculiarità. Non è che le fasi prima sono meno importanti delle fasi dopo. In ogni momento siamo unici, siamo individui, siamo vivi da quando siamo una cellula sola, perché basta crescere e poi diventiamo quello che siamo. Per cui ogni fase deve avere quei determinati requisiti per passare alla fase successiva. È un continuo, come dicevo nel mio libro, tanto caro agli osteopati, sono crescente, siamo sempre in crescita. Prima il numero di cellule, poi in peso, poi quando smettiamo di crescere in altezza, cominciamo a crescere in volume, e quando lo smettiamo di crescere in volume, magari se siamo abbastanza fortunati e attenti, magari riusciamo a crescere anche magari in umanità più che in fisicità. E l'omeopatia, l'osteopatia, tutte queste tecniche di ristabilimento della salute che si alleano alla fisiologia del corpo sono anche un modo per riflettere su quello che stiamo facendo, su come stiamo vivendo la nostra vita, su quali valori stiamo dando a quello che stiamo facendo. Finiamo. Secondo trimestre è una fase importante perché si forma la placenta. La placenta è un nostro organo che ci serve in quel momento. Attraverso la placenta prendiamo i nutrienti passando dalla nostra mamma. Ma non prendiamo soltanto i nutrienti, ma prendiamo anche gli ormoni, prendiamo anche il sistema immunitario. Passa anche qualcos'altro che non è materiale,
varie fasi, ogni fase prepara la successiva e quindi, tra l'altro, dal punto di vista medico, a parte l'ossitocina non c'è altro da fare su queste fasi. Cioè, la cultura medica attuale è un po' beceretta, nel senso se un parto non avviene, modo là, piuttosto che in questo modo qua.
a disposizione. Andiamo Alessandra che ti tocca la pancia. Qualcuno ha piacere di interagire un pochino, chiedere qualcosa, qualsiasi cosa che avete piacere. Quindi
ci siamo dati nel naturale per vedere il povero Baracchi, però siamo proprio, il contagio qua dipende sempre dalla reattività dell'ospite, cioè bisogna che pian piano entriamo in concetti diversi che poi oltretutto sono dettati dalla realtà. Sono persone che baciano uno che ha un herpes, se non lo prendono, sono le persone che fanno l'herpes senza aver baciato nessuno. Loro uno comincia a chiedersi come mai c'è un terreno che predispone a piuttosto che un altro. Che ci sono vari livelli di azione del miasma. Un livello è quello che stava dicendo Francesco, cioè l'eccesso di cibo, questo è un aspetto. Però la gravità di incantanza si prende in peso non tanto come tessuto adiposo, quanto come liquido. Per cui i 20 kg, 30 kg sono dei liquidi che non sono ben gestiti dall'organismo. Per cui a volte, non diciamo molto spesso, ci sono dei casi in cui l'aumento di peso è legato proprio a un eccesso di alimentazione. Proprio come quando piatti giganti di cibo che si mangiano. Altre volte invece è che si mangiano dei cibi a cui si è intolleranti e quindi non ci se ne accorge, l'organismo fa fatica, il cibo a cui siamo intolleranti per essere metabolizzato ha bisogno di tanti liquidi e quindi questo viene intolerato. Questo è un altro piano. Un altro piano ancora è invece è sul sistema neuroendocrino, cioè la gravidanza, perché l'organismo materno abbia delle modificazioni tali da far sì che l'ambiente sia favorevole alla crescita di un pupetto, occorre che avvengano modificazioni del sistema immunitario, del sistema vascolare, del sistema ormonale, eccetera, eccetera. E il primo cambiamento è quello dell'accumulare liquido. Quando mi piace il programma di Marione, quando noi ci impiantiamo nell'utero della nostra mamma, abbiamo bisogno di tanto sangue, di tanta circolazione, e quindi proprio è l'HCG, che è l'ormone della gravidanza, che viene utilizzato in circolo, ha proprio questa funzione di stimolare l'ovaio, i suoi, eccetera, eccetera, nella prima fase della gravidanza a trattenere liquidi. Infatti all'inizio l'utero cresce molto, i vasi sanguigni anche, molto più velocemente che non l'embrione. Se c'è qualche rix motivi che può dipendere dalla progressa, dalla costituzione, dall'alimentazione, dall'ambiente in cui si vive, da stress, eccetera, eccetera, durante la placentazione nel secondo trimestre non c'è un passaggio neuroormonale da una fase di trattenimento dei liquidi a una fase di circolazione dei liquidi, ecco che si va a prendere il peso di quello che è necessario. Questo è il meccanismo. Per cui, se vogliamo, il miasma psicotico non è da intendere, cioè l'omeopatia non è da mentalizzare, non è un qualcosa che avviene soltanto a livello mentale, a livello emotivo, avviene in primis a livello fisico. Hahnemann non ci parlava quasi mai di emozioni, le prime sperimentazioni sono su dati fisici, per cui abbiamo un piano fisico, abbiamo un piano funzionale, cioè di come si parlano le varie cellule, i vari organi del nostro organismo, e si parlano attraverso quello che viene chiamato la sincronia del corpo di tecnologia. Questo è il modo di parlare di cellule e cellule. C'è un piano mentale, cioè di come percepiamo quello che ci stiamo vedendo, quindi i pensieri e anche i comportamenti. E poi, per chi ci crede, c'è anche un piano spirituale, cioè anche chi non ci crede, tanto c'è lo stesso, cioè il senso delle cose che stiamo facendo.
vogliamo psicologizzare, cioè come se ci fosse una spiegazione psicologica a tutto quello che avviene. Sicuramente, secondo me è più vero il contrario, cioè quello che avviene che ci chiama a rispondere su un certo livello, piuttosto che come sono in quel momento, allora c'è la causa. Perché una dei peggiori, secondo me lo dovremmo invece
ritorno energetico di un episodio avvenuto nella famiglia che si è riproposto poi in maniera attuale con questa gravidanza. Dai, no.
che la biologia abbia tutt'altri processi, che le malattie le fanno anche i gatti, le fanno i cervi, gli infarti li fanno i cervi. Anche qua, come diciamo sempre, c'è bombardano il cervello con l'alimentazione, perché il burro, perché qui i cervi fanno gli infarti. Non mangiano burro, non mangiano fritti, non bevono whisky, non fumano, pure fanno gli infarti. No, quindi vuol dire che c'è dell'altro, nella genesi di una malattia. C'è un mondo conflittuale che ti porta poi a fare sintomi. E bisogna scoprire la biologia, ma come facciamo a vedere le foto dell'embrione con lo stadio del cavalluccio marino, piuttosto che noi portiamo dentro comunque un'impronta istintuale, istintiva da andare a conoscere. Purtroppo noi ormai neurotizziamo tutto, sublimiamo quello che è la nostra natura, perché è giusto fare così, perché dobbiamo fare, cioè i bambini ormai facciamo fare inglese, danza, musica, è giusto, così che magari ne frega niente. Però bisogna cominciare a comprendere un bambino cosa vuol fare, qual è la sua biologia, cos'è che vuole, e chiaramente poi dobbiamo dare un incipit, un senso, ma per tirarci fuori il meglio, non per fare tutto quello che poi fa piacere a noi, la società ci dice, o quello che non è correlato comunque con il nostro intrinseco senso di natura. E più ci distanziamo da quello che è il nostro percorso di biologia, e più prestiamo il fianco a entrare in una risoluzione di malattia, perché prima o poi andiamo incontro a noi stessi. Con tutto quello che ci dicono dovremmo essere non sani, più sanissimi. Eppure ci ammaliamo sempre di più. Vuol dire che c'è un qualcosa che non abbiamo ancora compreso. E questo dico soprattutto nei bambini, che è importante cercare di chiedersi a questi bambini qual è il senso. Il bambino deve diventare il frutto di un riempimento di una vita affettiva sconclusionata, o devo dare vitalità affinché questo bambino cresca al massimo della sua potenzialità, non per far contento me, per far contento lui, per far contento se stesso. Allora, sono tante domande che secondo me dovrebbero fare veramente dei corsi preparati, dei corsi prematrimoniali, dove due persone incominciano a comprendere perché sto insieme a te, chi sono e perché ti frequento, cosa cerco da me stesso, dalla vita, da te. Perché poi veramente quando si arriva al momento che uno è incinta, ormai il gioco è fatto. La frittata, come si dice, è fatta. E vi dico, molto spesso si sente, partoriscono